Buongiorno, abbiamo con noi il sindaco di Sorresina, che ringraziamo, che è stato eletto l'anno scorso nel 2014 con una maggioranza di centro-sinistra, con una lista di centro-sinistra. Sì. Ecco, chiediamo a quasi un anno di distanza come vanno le cose. Allora, le cose vanno direi abbastanza bene se analizziamo da dove siamo partiti, cioè nel senso che la città di Sorresina è una città abbastanza problematica per tutti i problemi che sono nati in questi anni legati un po' alla situazione sociale, all'arrivo comunque degli immigrati e alle questioni legate soprattutto alla municipalizzata e alla ex RSA Zucchi Falcina, che è stata venduta dopo una battaglia di 3 anni soprattutto da parte di tutte le minoranze, e che oggi ci vediamo praticamente in casa nostra ma gestita da un privato. È chiaro che l'impegno è oneroso, abbiamo la fortuna, ho la fortuna di avere dei collaboratori validi e che sono spesso presenti in comune, quindi il primo approccio che abbiamo voluto fare è quello proprio di dimostrare ai cittadini, ma anche a chi lavora all'interno del comune, la nostra presenza, e che penso sia un segnale importante e tangibile, che comunque si vede che i cittadini apprezzano, soprattutto perché vedono l'impegno che ci stiamo mettendo. Chiaramente, come tutte le amministrazioni attuali e precedenti, stiamo facendo il conto con le risorse finanziarie che mancano. Ecco, quali sono i punti, diciamo, quelli di crisi che avete? I punti di crisi sono intanto alcuni debitucci legati all'opera incompleta della tangenziale e alcune problematiche legate alla municipalizzata. Questo è un problema che forse come comune abbiamo noi e pochi altri. Poi chiaramente abbiamo problemi che tutte le altre amministrazioni stanno vivendo, quindi tagli agli enti locali e tutto quello che comporta. Stiamo vivendo tutta una parte di riassetto anche dal punto di vista provinciale e di questa famosa nascita dell'area vasta e delle aree omogenee che stiamo seguendo e stiamo vivendo, quindi direi che come percorso politico è un percorso sicuramente in salita, che però stiamo portando avanti. Abbiamo deciso di dedicare la nostra attività in questi mesi nel vedere un po' la situazione che ci siamo trovati davanti, soprattutto dal punto di vista del patrimonio pubblico, e quindi in che condizioni abbiamo Sorresina oggi, come è stata lasciata l'eredità negli anni, e non intendo negli ultimi 3 anni, però credo nel corso dell'ultimo ventennio, dove comunque si è fatta una politica di grandi investimenti, magari perdendo di vista un po' anche quello che è sott'occhio delle persone, quindi la gestione del verde e il patrimonio del bene pubblico in senso generale. Abbiamo sicuramente, parlando del patrimonio pubblico, la tettoia del mercato coperto, che credo sia una ferita aperta nella piazza Garibaldi, ormai chiusa da 3 anni, e che stiamo cercando di voler riaprire, collaborando anche con associazioni importanti come la Proloco e l'Ascom, e stiamo cercando di andare a caccia di finanziamenti per poterla riaprire perlomeno almeno in maniera provvisoria. È un percorso che sta durando da diversi mesi, che è a buon punto, speriamo di poterlo concludere, di poter ridare ai sorresinesi il centro della città. Con la SPM stiamo riorganizzando tutto quello che è la parte di municipalizzata, un grosso progetto importante che stiamo portando avanti da ottobre, che ci impegnerà per un anno, è la sostituzione di 1761 punti luce, quindi stiamo sostituendo tutta l'illuminazione pubblica e mettendo le luci a LED, chiaramente che porteranno un risparmio nelle casse dell'azienda municipalizzata e di conseguenza del comune, visto che è partecipata al 100% dal comune. Siamo partiti con un progetto ambientale ambizioso, quindi andando a modificare la raccolta della differenziata che già era esistente, perché dobbiamo far capire ai cittadini che non importa solo differenziare, ma importa molto la qualità della roba che noi differenziamo. E quindi è un percorso che speriamo porti alla fine della nostra legislatura a dei vantaggi. Ovviamente cittadini che potranno in un futuro trarre vantaggio dalla rieducazione della gestione dei rifiuti, arrivando alla tariffa puntuale, quindi
pagando non più su quello che è oggi la regola della metratura dell'appartamento, dell'abitazione e il nucleo familiare, ma pagando sul secco che loro realmente producono. Quindi è un progetto ambizioso che è partito qualche mese fa con delle assemblee informative. Abbiamo già tenuto dei corsi all'interno delle scuole perché pensiamo che i bambini siano i primi ricettori di questi cambiamenti, e stiamo portando avanti. Per questo ringrazio ovviamente i tre presidenti delle tre società partecipate, che stanno facendo secondo me un ottimo lavoro all'interno dell'azienda. E ripeto, come comune stiamo portando avanti una serie di progettini. Siamo riusciti a ottenere dei finanziamenti per togliere parte dell'amianto su alcuni beni pubblici. Siamo partiti dalla tettoia dello stadio, è un progetto che dovrà concludersi entro novembre 2015 perché dobbiamo rendicontare tutto alla regione entro quella data. Siamo riusciti ad accedere al credito sportivo per andare a fare un intervento sulla palestra pubblica delle scuole medie, e quindi anche lì grande soddisfazione. Siamo stati promotori del bando del commercio, quindi siamo stati il comune capofila per il bando, che per un soffio non ci è stato finanziato, nel senso che siamo in attesa di sapere se si riescono a trovare altre risorse per questo bando. Quindi credo che di carne al fuoco ne abbiamo messa parecchia, anche perché tutte queste cose si stanno scontrando un po' con i problemi quotidiani che credo che qualsiasi sindaco e qualsiasi amministrazione viva. Quindi l'occhio di riguardo, ripeto, lo vogliamo mettere sul patrimonio pubblico, e parlo di quindi gestione del verde, patrimonio arboreo, cimitero e tutti gli stabili comunali a partire dal comune. Stiamo portando avanti il discorso del PAES, quindi il piano di efficientamento energetico. Siamo comune capofila di 11 comuni, anche qui per andare a prendere dei finanziamenti europei, per cercare di dare un vita a questo progetto di efficientamento energetico degli stabili comunali. E stiamo continuando il PGT integrato, il PLIS, che già la precedente amministrazione aveva, direi, portato avanti in maniera abbastanza buona, ecco, quindi nulla di nuovo. E quindi vabbè, ci riserveremo poi di continuare. L'importante è che non manchi la voglia e l'entusiasmo, e che comunque i cittadini capiscono che, nonostante le difficoltà, qualche segnale lo stiamo dando. Ecco, su due questioni, diciamo così, gli anziani da un lato, quindi quali sono le politiche, sì, che il Comune fa verso gli anziani, e la problematica che riguarda il mondo giovanile. Allora, la politica degli anziani, ecco, ripeto, nota dolente che abbiamo questa ferita aperta della fresca della vendita della Zucchi Falcina, che era di nostra proprietà e che oggi è diventata privata, con tutte le criticità che abbiamo poi riscontrato nel dopo vendita e che stanno riscontrando nella Fondazione Zucchi Falcina. Fondazione che potrebbe ridisegnare una mission proprio a favore comunque della fragilità, che chiaramente diventa una fragilità già esistente, nel senso che per volta agli anziani che già hanno diversi servizi, ma è una fragilità che possiamo oggi nel momento critico nella crisi della nostra società implementare anche sulle fasce giovani e sulle famiglie, quindi andando magari a trovare una mission che possa aiutare non solo gli anziani ma anche tutta una serie di fasce di età che oggi stanno vivendo veramente un momento drammatico, e parlo, ripeto, delle famiglie e soprattutto dei giovani. Credo che dal punto di vista invece, ritornando al discorso degli anziani, abbiamo la fortuna di avere anche qui a Soresina una presenza costante di associazioni volte a servizi nei loro confronti. Sono soprattutto persone che dedicano il loro tempo proprio per non far sentire soli questi anziani, che sennò probabilmente sarebbero chiusi in casa dalla mattina alla sera. E quindi abbiamo due centri di anziani che organizzano eventi, gite, quindi hanno questo compito proprio di fare aggregazione soprattutto negli anziani. Per quanto riguarda invece i giovani, a parte l'oratorio che sta lavorando secondo me molto bene, soprattutto dopo che è arrivato a Soresina questo nuovo vicario, credo che dovremmo andare un po' oltre a quello che sono
diciamo così, cosa facciamo per i giovani, cioè nel senso che abbiamo sicuramente associazioni culturali, sportive che già lavorano per i giovani, frequentate da giovani. Credo che però dobbiamo capire che tipo di futuro vogliamo dare a questi giovani e quindi qua entra in gioco il piano occupazionale. Io credo che l'amministrazione nostra, ma penso vado oltre, nel senso che dobbiamo anche ragionare a livello territoriale, provinciale e anche regionale, dovremmo forse guardarci in faccia per capire effettivamente che cosa vogliamo far fare a questi giovani se non vogliamo far sì che studino e poi se ne vadano tutti all'estero. Quindi credo che il tema centrale sia il tema dell'occupazione. E su questo, vabbè, io ho avuto già incontri con il CNA, incontri in provincia, abbiamo avuto incontri con Ascom per cercare di capire che tipo di progetto possiamo mettere in piedi per creare comunque per una comunità come Sorresina almeno un minimo di occupazione volta soprattutto ai giovani, senza dimenticarci che però oggi c'è una fascia di precariato anche di meno giovani, perché comunque abbiamo persone che vuoi per la crisi di tante aziende sono rimaste disoccupate e fanno fatica a ricollocarsi. Quindi qua i progetti che si possono studiare sono diversi, ovviamente non abbiamo ancora avuto modo di approfondire la cosa, però è chiaro che è un passaggio obbligato che dobbiamo fare come amministratori. Prima questione, i rapporti con le forze politiche di opposizione, sia in consiglio che no, ad esempio il Movimento 5 Stelle. Allora, io ho cercato e sto cercando di avere un rapporto abbastanza aperto con tutte le forze politiche all'interno del Consiglio e al di fuori del Consiglio, quindi anche chi come Movimento 5 Stelle non ha un rappresentante all'interno del Consiglio Comunale. Credo di essere abbastanza disponibile, nel senso che comunque io ricevo tutte le volte che lo chiedono e cerco di informarli su tutto quello che è i passi, su tutti quelli che sono i passi che questa amministrazione sta compiendo. Quindi chiaramente c'è una certa trasparenza e la collaborazione credo che poi debba nascere da entrambe le parti, e intendo dire che se c'è la volontà di collaborare l'amministrazione, ma io personalmente sono aperto e questo è già successo con alcune forze politiche. Quando invece diventa tutto strumentale è chiaro che diventa più difficile poi collaborare con chi vuole o meglio vuole recepire solo parte di quello che gli si dice per poi strumentalizzare la cosa. Questo credo che sia la peggior cosa che possa esserci. È chiaro che è giusto che la maggioranza faccia la maggioranza e che l'opposizione faccia l'opposizione. Noi veniamo da 3 anni dove abbiamo fatto opposizione, dove chiaramente non tutto quello che l'amministrazione portava avanti ci è piaciuto, tante cose poi si sono rivelate quello che effettivamente sono, quindi credo che sia stata anche un'opposizione costruttiva la nostra, con l'unica differenza che avevamo una maggioranza chiusa che non ha mai comunque cercato di una strada di comunque di confronto. Io ripeto, ribadisco, ma come me anche gli altri assessori, essendo presenti tutte le mattine qui, quando ci viene chiesto o quando abbiamo un appuntamento, non abbiamo mai glissato su nessun tipo di argomento, cercando di dare nozioni, notizie su tutto quello che si sta facendo. Chiaramente poi ci sono delle regole, quando uno richiede dei documenti, se ci sono 30 giorni per dare i documenti non è che possiamo pretendere che il giorno dopo gli si vengano dati, quindi cerchiamo anche in questo caso di espletare il nostro compito con l'aiuto ovviamente degli uffici, perché magari ci chiedono documentazione di anni passati e quindi chiaramente diventa importante il lavoro degli uffici. Uffici che però non possono essere oberati di questa ricerca di documenti, perché devono poi continuare a portare avanti il lavoro quotidiano. Quindi c'è tutta una sorta di incastri che secondo me, ripeto, per come il mio carattere, per come mi sto ponendo io non amo lo scontro e non voglio arrivare a dovermi scontrare politicamente su questioni soprattutto che vanno al di là della politica ma riguardano la comunità. Quindi o si riesce a mettere al centro la comunità e la città e i cittadini, che ai quali credo interessi poco la begata politica, la vivono già magari a livello nazionale, magari in comune vorrebbero vedere persone che si tirano sulle maniche e portino avanti il lavoro.